oggi si è visto un Antillese, forse una delle migliori partite della stagione. Eh sì, oggi abbiamo giocato una bella partita contro un'ottima squadra. Sicuramente già dall'inizio dell'anno tutte e due le società puntavano per vincere il campionato, però al momento navighiamo in posizioni che non ci competono, però speriamo che alla lunga, soprattutto noi, usciamo e torniamo là su dove ci siamo detti all'inizio del campionato di voler stare. E una volta avete subito il gol ad inizio ripresa, avete avuto una reazione che vi ha portato al pareggio. Quello è il carattere e la determinazione dell'Antillese per il proseguo del campionato? Eh sì, cioè, in settimana abbiamo parlato tra di noi e ci siamo detti che così non poteva andare, dovevamo dare una scossa a questo campionato. Purtroppo oggi la prestazione, come si è visto, c'è stata, è stata pure importante. Però certo, siamo andati subito sotto, loro sono un'ottima squadra, abbiamo fatto una reazione, subito abbiamo pareggiato, ci abbiamo provato, il portiere loro ha fatto anche il suo purtroppo, per noi è andato un pareggio, ce lo prendiamo e puntiamo subito alla Robu la prossima settimana. Ovviamente non voglio tornare indietro nel campionato, ovviamente le due giornate di squalifica hanno pesato nel cammino dell'Antillese. Certo, noi puntiamo tantissimo sul nostro pubblico, ci sta vicino anche qui a Sant'Alessio che stiamo giocando qui, però vengono anche fuori casa. Purtroppo poi col campo nuovo che abbiamo ci alleniamo là sul manto sintetico. Ovviamente è diverso giocare su terra e sul sintetico, facciamo un altro gioco, però purtroppo è andata così, è una partita che condizionata del campionato. Ora che l'Antillese aspetta il rientro di Rizzo e di Brian Conti. Sì. Oggi c'è stato anche il nuovo acquisto Mastroveni che ha fatto un bellissimo gol, di Nicola Cardone. Diciamo che l'Antillese sta prendendo corpo. Eh sì, adesso è arrivato soprattutto Sebastiano Mastroveni, che per noi è importante, anche perché al momento purtroppo faticavamo a segnare, oggi ha segnato lui infatti, però per noi chi segna è importante vincere le partite. Nicola, certo, Cardone, anche lui indietro ci dà la sicurezza. Ci concludo con la stessa domanda che ho fatto al mister. L'Antillese c'è? Noi vogliamo esserci, ci dobbiamo essere, anche perché la società sta facendo tanti sacrifici, ha costruito una squadra secondo me all'altezza del campionato. Speriamo di tornare lassù il più in fretta possibile, ci proviamo e ci dobbiamo riuscire. Ok, grazie, alla prossima. Okay, auguri, grazie. Buon Natale e felice anno. Buon Natale anche a voi.